Carissimi amici, questa volta Tango Magazine è a Milano e precisamente alla Fabbrica del Vapore, in occasione dell'IT Festival, il Festival dei Teatri Indipendenti di Milano, dove è appena andato in scena Face of Tango. Abbiamo incontrato Alejandro Gabriel Angelica, che oltre ad essere il primo ballerino è il regista e il coreografo dell'intero spettacolo. Qui vicino a me Alejandro Gabriel Angelica, abbiamo appena assistito allo spettacolo Face of Tango, qui all'interno della rassegna di IT Festival, che sono i festival indipendenti dei teatri milanesi. Perché hai scelto questa location per andare in prima, diciamo, col tuo spettacolo? Veramente era perché abbiamo iniziato a creare questa compagnia, Effetto Tango. E avevamo iniziato facendo uno spettacolo all'Auditorium di Milano con un'orchestra d'archi e non avevamo un indirizzo definito, quindi non era chiaro se era un lavoro che era prettamente di tango, quindi solo che avesse a che vedere con la danza, e quindi quando ho visto che c'era questa rassegna ho pensato, ecco, questo potrebbe essere il giusto indirizzo, quindi un lavoro di tango e di teatro. Già avevo sperimentato questo tipo di, diciamo, di meccanismi di fusione tra il tango e il teatro anche con i musicisti, facendo pure recitare i musicisti, però questo mi sembrava anche quasi un po' di rottura, qualcosa un po', cioè volevo creare qualcosa che fosse completamente diverso a quello che c'è finora, ecco. Senti, la trama dello spettacolo a grandi linee, cioè brevemente? Allora, la trama... diciamo, non è una trama, è un tipo di drammaturgia molto moderna, contemporanea, perché nasce principalmente da un concetto globale, cioè ho preso due testi molto conosciuti, uno è Simposio di Platone e uno è I Miserabili. Diciamo, ho iniziato a lavorare su alcuni concetti, quindi non in sostanza il lavoro sul testo, ma il lavoro su dei principi, delle strutture che si trovano in questi testi. Ho preso dal Simposio l'idea che anticamente l'uomo era androgino, che era, diciamo, una fusione di due sessi o dello stesso sesso, però era un unico essere. Quindi per me un po' il tango, quando funziona, quando è fatto bene, quando si trova quella sinergia nella coppia, è esattamente quell'essere primitivo. Quindi nelle coreografie si vede che si viene da un mondo onirico, per questo si parte con le maschere neutre, quindi da un mondo in cui non ci sono conflitti, non ci sono problemi, quindi c'è un primo brano di presentazione che è questo neutro, e man mano che si iniziano a sviluppare le caratteristiche dei personaggi iniziano a uscire i vari aspetti, fra virgolette, animaleschi. In quel caso diciamo l'ispirazione nasce da Victor Hugo dei Miserabili, dove a un certo punto ci sono, diciamo, c'è una parte del testo dove dice che ogni uomo in qualche modo assomiglia a uno o più animali, quindi questa, diciamo, e questo è un po' il modo di scoprire noi stessi. Quindi il messaggio che vuoi dare con questo spettacolo? Allora, il messaggio sono i messaggi, nel senso che il messaggio è più che altro un percorso di conoscenza, cioè che è nel tango ma è anche nell'arte in generale, no? In questo caso nelle arti performative. Quindi il messaggio è quello di, attraverso il confronto con gli altri, il confronto con diciamo, la propria indole e il proprio modo di essere, a un certo punto scoprire, riconoscerla, fare pace con questa indole, perché diciamo, lo scursus, diciamo, dello spettacolo nasce da questo elemento neutro, come dicevamo, dalla maschera neutra, quindi c'è anche un lavoro sulle maschere che ho fatto nella scuola di teatro che ho studiato, ho fatto la scuola di Cugnacchi Ida, quindi
c'è, diciamo, un lavoro sulla maschera neutra, sulla maschera espressiva, quindi è un lavoro in realtà molto primitivo dal punto di vista teatrale. Mi interessava anche partire da una cosa molto molto arcaica, primitiva, molto primordiale, no? Che a volte adesso mettiamo troppe sovrastrutture per raccontare le persone. A me interessa in questo caso, in questo spettacolo in particolare, di più raccontare che ogni maschera, diciamo ogni persona, ogni personalità interagisce con le altre, non sa com'è, quindi ci sono tanti brani in cui ci sono storie anche contemporanee che potrebbero essere durare 2, 3, 10 anni, però sono diciamo compresse, sono assemblate nel giro di anche 30 secondi, quindi storie che nascono, si rompono, coppie, relazione tra uomo, donna, relazione sociale nella milonga, relazione sociale tra gli esseri umani, che però in realtà sono così, somorfici, diciamo, no? Tu hai creato per questo spettacolo, dicevi prima, una compagnia che si chiama Effecto Tango, che mi pare che sia al suo debutto. Gli elementi che vengono a far parte della tua compagnia devono avere delle caratteristiche ben precise, tecniche, artistiche, umane? Diciamo che è sempre un'incognita, perché uno anche fa, fra virgolette, un'audizione e trova delle persone che apparentemente sono giuste, però poi nel lavoro vero, come nel tango, il tango è un mondo un po' particolare, perché ci sono tantissime persone che arrivano ad essere professionisti di tango, che vuol dire fare performance, cioè non essere artisti, perché essere artisti è qualcosa di un po' di più, quindi sì, è un performer di tango, quindi uno che fa esibizioni, spettacoli, insegna, va in festival, fa questo tipo di cose, però lavorare a livello, diciamo, di artistico professionale è molto diverso, cioè nel tango c'è molto ego, c'è un ego molto forte. E anche c'è tanta gente che insegna e quindi è abituata a spiegare agli altri come si fa, e a volte non accetta, non dico la spiegazione, ma non accetta che sta sbagliando o che non si ricorda o che non capisce o che comunque non è solo l'aspetto, diciamo così, dei passi che è importante, ma anche l'aspetto di stare fermi e capire cosa vuol dire l'arte. Ha un futuro questo spettacolo, secondo te? Conti di fare magari altre rappresentazioni o fare degli estratti, magari presentarlo in milonghe? Allora, abbiamo fatto un piccolo estratto di 20 minuti, quindi prima del festival. L'unico problema è che non è molto chiaro, nel senso che sembrano tanti pezzi staccati e quindi la gente rimane un po' perplessa, già rimane perplessa così. Perché per completarlo noi dovremo fare ancora un'altra mezz'ora di spettacolo, in sostanza. E si dice che, vabbè, una coreografia non è una sequela di passi, si dice che sia un disegno danzante, no? Provi a immaginare, ecco. Da dove trai ispirazione? C'è qualcosa che... Non dirmi la musica, solo quella, no? Ma io purtroppo ho una specie di deformazione che tento di usare tutta la musica. Cioè, e questo a volte è difficile perché diventa molto complesso, molto articolato. Quindi il mio problema è di creare cose troppo complesse, troppo articolate, troppo complicate. E quindi da una parte c'è questo aspetto. Dall'altra parte le coreografie per me hanno sempre... dipende dal contesto dove vanno usate. Se una coreografia che è tendenzialmente di tango, quindi soltanto tango, è più di danza, quindi è più un lavoro di equilibrio dello spazio, cioè di visione spaziale, di equilibrio tra tipologie di movimento, tra altezze diverse del movimento, tra quello che fa l'uomo e quello che fa la donna, tra la relazione della coppia e poi la relazione della coppia nello spazio totale, diciamo, dove deve essere fatta. In questo caso tutto era in funzione del racconto, quindi a volte i passi potevano essere più o meno definiti, in questo caso, quindi ci sono delle coreografie dove è tutto molto definito a livello coreografico, e poi altri momenti in cui la parte coreografica di movimento si
sfuma e si passa più a un lavoro teatrale e anche di equilibrio, no? Anche un apparente disordine, diciamo, no? Quindi anche lì c'è soltanto un unico punto in cui tutti improvvisano, tutto il resto è assolutamente coreografato. Guarda, io prendo proprio spunto da questa cosa, da questa parolina magica, improvvisazione. Allora, io so, dimmi se sbaglio, che sei un fautore dell'improvvisazione, insomma, io ti ho visto in tante tue performance, esibizioni, tutto assolutamente improvvisato, cioè cose di quel momento, in quel momento stavi lì, reali lì, sì. Ecco. Stare dentro in una coreografia, no? Cioè, quindi preparata, studiata, provata, che si sa a memoria, insomma, no? Sì. Cioè, non ti sta un po' stretta sta cosa qua? Dipende come viene fatta la coreografia. Cioè, se uno fa una coreografia che è solo a livello formale, cioè è un po' come io ho iniziato a ballare il tango, nel senso che quando io ho iniziato, in 2 settimane ho imparato 7 coreografie a memoria, la mia parte, e quindi mi hanno dato una ballerina e ho iniziato a fare spettacoli, così. No? Quindi sono partito con il tango in questo modo, poi ho scoperto che il tango non era questo, infatti non riuscivo a capacitarmi da dove venissero tutte queste cose, come potessero essere veramente. Quando sono andato a una milonga, dopo 1 anno e mezzo che ballavo, che facevo spettacoli, ho capito effettivamente che cos'era. Quindi poi chiedendo al direttore di questo balletto, che è un balletto diciamo comunale, non era a Buenos Aires, quindi era fuori da Buenos Aires, e c'è tutta una serie di altri percorsi, cioè nel senso il tango fra virgolette è morto come evento sociale ed è rimasto solo la forma, no? E quindi poi per ricostituire questo mondo sociale ci sono voluti 20, diciamo 25 anni, solo ora inizia ad esserci una riscoperta di quello che era gli anni 40 e quindi una riscoperta di quello che è l'improvvisazione. Quando però ho iniziato a fare troppe domande, sono stato cacciato via da questo balletto e quindi mi sono trovato che volevo imparare a ballare, però non sapevo come. E quindi ho iniziato ad andare alle milonghe a chiedere ai vecchi come si faceva una cosa, come si faceva un'altra, quindi tutti sanno, è un po' come quando ci sono i mondiali, no? Tutti sono allenatori, tutti sono mister, no? Nel tango lo stesso, anche in Argentina, no? Poi uno non, diciamo, all'inizio avevo, non so, 17 anni, 18, quindi non sapevo bene se uno era un vecchio milonghiero, non lo era veramente, tutti hanno conosciuto tutte le milonghe, anche quella anche Hansen, come se fossero stati lì, e quindi a un certo punto ho iniziato a capire che loro dicevano delle cose ma facevano altre, quindi ho iniziato a osservare quello che loro facevano, quindi ho sviluppato tutto questo lavoro, questa ricerca di analisi, quindi più che, e questo in qualche modo quando poi ho iniziato a confrontarmi con altri ballerini, c'erano tanti che mi dicevano non si può improvvisare tutto, non si può marcare tutto, invece dicevo no, perché no, sì che si può, si deve potere, quindi ho fatto una ricerca estrema da questo punto di vista, no? Esageratamente estrema, al punto che i musicisti mi chiamavano un'ora prima e mi dicevano vieni a ballare e poi mi cantavano i pezzi prima di entrare in scena, così qua c'è una solo di piano, qua c'è una solo di batteria, qua c'è... e io li seguivo, no? Diciamo in quel periodo lì quando ero qua c'erano tanti gruppi jazz che facevano tango, cioè mettevano tango ma in realtà facevano jazz per vendere, no? E quindi mi sono trovato a lavorare con loro parecchio, questo penso che mi ha servito. È stata una bella scuola. Sì, perché per me uno spettacolo vale per 10 prove. No? E poi è stata comunque anche una, cioè per completare, per approfondire la tua ricerca. A proposito di questo, tu nel 2007 hai fondato la tua scuola Tango Puro, che si basa sul sistema Tango Codex, che mi sembra che sia anche brevettato da te. Allora, no, Tango Puro è il sistema. Tango Codex è, diciamo, un sistema di scrittura dei passi che ho fatto per il libro che ho scritto. Che io ragazzi ho, e devo dire che è scritto da un ingegnere, ma tu sei un ingegnere. Ho fatto 2 anni di ingegneria matematica, però poi sono passato a design, quindi adesso ho fatto... Spiegami un attimo, anche se sarà difficile spiegare in 2 parole in che cosa consiste questo sistema. Allora, in realtà erano 10 d'anni che cercavo un modo di scrivere in qualche modo i passi, cioè di creare un codice, perché avevo fatto delle collaborazioni con vari maestri di balli standard dove loro hanno
dei libri con un sistema di scrittura completamente assurdo, ancora più complicato del mio e poco utile per il tango. Ho conosciuto Dinsel e anche lui aveva lavorato su Lavan, ma anche Lavan non andava bene per il tango perché è troppo ampio su tanti aspetti che non sono utili e poi non ha la logica della coppia, ecco, no? Quindi in sostanza un'estate stavo organizzando tutta la mia libreria, quindi avevo su tutta la scuola 100 metri quadri di sala, 3.000 libri, e sfogliando un libro della scrittura della matematica ho capito tutto, quindi in 2 ore ho fatto tutto questo sistema. Ecco, questo diciamo perché l'ho fatto, qual è l'utilità? Allora, l'utilità è che noi siamo abituati a vedere il maestro che ci fa i passi e a vedere tutte le cose insieme. Facciamo fatica a prendere un elemento, sezionarlo e vedere contemporaneamente, mentre succede una cosa, quello che sta succedendo dall'altra parte. Questo, diciamo, è l'intento. In realtà, se uno parte dall'inizio e inizia a vedere il corrispettivo tra il movimento e il simbolo e, diciamo, tutta la struttura delle foto in sequenza che ci sono, dovrebbe riuscire a un certo punto. Ho tanti allievi che prendono appunti usando questo. Secondo te, che cosa manca al tango per interessare le grandi produzioni? Allora, il primo problema del tango è che è qualcosa di che appartiene a un tempo in cui il tempo era diverso. Cioè, negli anni 40, quel momento massimo del tango, la gente in qualche modo quasi viveva meglio di noi, lavorava un po' meno, aveva meno distrazioni, meno cose e quindi si focalizzava molto di più su tanti aspetti, per esempio andare ai club e provare dei passi per essere sempre più bravi. Adesso noi quello che facciamo è ingozzarci di cose e proprio fagocitarle e buttarle subito. Quindi non è che manca qualcosa al tango, manca qualcosa alle persone che tendono ad essere consumiste con tutto. Quindi la gente arriva al tango, vede che è difficile, vede che ci vuole tempo e lo lascia. Quindi non penso che si possa mai espandere di più, cioè si può espandere solo con le persone che hanno voglia di investire del tempo e anche di essere umili ad imparare e anche dopo aver ballato per 10 anni accettare che ancora c'è da imparare e accettare che il tempo poi che uno dedica è relativo, perché ballare un anno in Argentina vale per 4 anni da qualsiasi altra parte. Quindi certo che viene un ragazzo argentino che balla da 3 anni e tu dici: com'è possibile che questo possa insegnare a me che io ballo da 15 anni, cosa mi potrà insegnare? Invece no, perché uno inizia a ballare in Argentina e non smette mai, balla dalla mattina alla sera, e tutto il tempo a pensare tango, a ascoltare tango, a parlare di tango, a ragionare sul tango, a spulciare tutto quello che... E quindi diciamo il tempo che, diciamo, che ha a disposizione è lo stesso rispetto a un altro, però occupa molto di più su questo e quindi in più noi ci sentiamo proprietari del tango e quindi questo crea, fra virgolette, allo stesso tempo un limite, perché non siamo una cultura imperialista. Cioè, se il tango fosse così com'è, però fosse nato negli Stati Uniti, ci sarebbe tutta una struttura del paese stesso che fomenterebbe il tango. Invece anche quello che noi facciamo per fomentare il tango viene fuori sempre un po' quasi all'italiana. Cioè, fanno il mondiale di tango e chi vince? Con gli applausi del pubblico. È ovvio che se io chiamo 200.000 amici a gridare, vinco io anche se non me lo merito. Quindi è, diciamo, qualcosa che da una parte è penalizzante per il tango, cioè non è qualcosa di europeo, non è qualcosa di statunitense, quindi non si sviluppa. Non ci sono dei poli dove dicono: ah, il tango è così, va insegnato in questo modo. No, è molto organico, diciamo, molto casuale, va così. Come un evento di Facebook, se tu lo promuovi, metti dei soldi, funziona in un certo modo. Se no c'è la diffusione organica, diciamo così, che va in giro, non si sa come. Uno gli piace, bene, non gli piace, niente. Lo vede o lo salta e così. Quindi il problema del tango è che bisogna entrarci. E quindi le produzioni... Tutte le volte che anch'io stesso mi sono trovato a fare cortometraggi o anche a collaborare con vari artisti, registi, ho fatto anche, diciamo, ho fatto un lavoro con una mia amica regista molto brava che voleva
fare un lavoro di tango, uno spettacolo teatrale in costume del Settecento, che era le reazioni pericolose. E lei, prima di fare questo, è venuta da me, ha fatto lezione privata di tango, ha tentato di capire cosa poteva servire e poi mi ha dato carta bianca per fare con gli attori il lavoro che voleva quindi questo è il modo di approcciarsi, però solitamente non c'è questo tempo e non c'è questo interesse, no? C'è l'interesse dell'effetto, cioè dici, il tango sensuale, tiri sulle gambe, sbattimento di gambe, cose e quindi lo stereotipo mettiamolo dentro, dai, chiamiamo due bravi, due belli, due... No, aspetta, questi non c'è nessuno bello, ok, prendiamo due che non sono così bravi ma che sono belli e quindi viene penalizzato anche il tango in sé perché viene mostrato quello che non è veramente. No? E quindi è anche questo un po' probabilmente quello che penalizza la diffusione del tango e anche lo sviluppo a livello più, non dico di marketing, ma a livello più, diciamo, che sia riconosciuto a livello popolare, no?